Ciao ragazzi, sono Gibri e oggi parleremo di Bly Manor, la serie di Netflix diretta da Mike Flanagan, ovvero lo stesso di Hill House. Ma non ci perderemo recensioni, eccetera, bensì, ragazzi, andremo a scovare tutti i fantasmi che ho trovato durante la visione. Ed è molto interessante perché, come in Hill House, sono proprio stati nascosti questi personaggi, questi fantasmi, all'interno dei vari episodi. Voi li avete notati? Fatemi sapere nei commenti. Ovviamente in questo video vi spoilerò pure la vita, per cui se non avete visto la serie, siete pregati di recuperarla e poi di recarvi qui. Ma iniziamo subito. Allora, parliamo del medico, che è un personaggio che si vedrà verso la fine della serie, ma in realtà l'abbiamo incontrato già da molto prima, già nei primissimi episodi. Appare per esempio in questo caso a lato della scala o nascosto dietro la porta. Anche qua, secondo me, sempre dietro la protagonista è sempre lui o comunque qualcuno con un vestito lungo. Secondo me è sempre il medico, però fatemi sapere cosa ne pensate. Non vorrei spararla troppo grossa, ma secondo me appare anche nel riflesso di questo specchio. Si vedono parte del cappello e della faccia. Parliamo poi di Viola. Viola è un personaggio che verrà svelato verso la fine della serie, ma che è sempre stato presente. Il suo ritratto, insieme a quello della sorella, è appeso di fronte all'entrata. Comunque sia, nell'episodio dedicato alla spiegazione di questi personaggi, vediamo che nel quadro il suo volto tende a deformarsi. Ma questa cosa non succede solo durante quel momento, bensì succede anche durante la linea temporale principale, chiamiamola così anche se è un po' azzardato, della serie. Infatti qui ci troviamo nel presente, o meglio nel presente di quando è ambientata la storia. E notiamo che anche da questa distanza è possibile vedere che i quadri delle due ragazze mostrano dei visi normali, si vedono chiaramente gli occhi da questa distanza. Eppure in un'altra scena dove il quadro dovrebbe essere ripreso molto più da vicino, i lineamenti di Viola paiono sparire. Vedete in questo caso come il quadro sia più vicino e come i lineamenti siano completamente scomparsi. Anche il naso e la bocca sono molto sfocati e questo non è assolutamente a caso, perché se avete visto la serie sapete che la cancellazione del volto è parte del problema intrinseco di questo personaggio, per cui avrebbe molto senso. Inoltre, in una scena sempre contestualizzata nel presente della storia, notiamo che a questa distanza il quadro sembra aver ripreso dei tratti demoniaci, o almeno ciò è quello che mi è sembrato. Qui mi pareva di aver individuato un volto sulla destra e sullo sfondo una persona, ma non ne sono molto sicura. In questa scena invece, seppur non compaiano fantasmi o cose del genere, abbiamo un attaccapanni che ci ricorda qualcosa. Infatti, quel cappello, quel cappotto, ma anche un po' quell'ombrello, quel bastone, ci rimandano all'uomo col cappello di Hill House. Lasciamo poi l'ambiguità di quel frame, andando invece a vedere come in questa scena non ci siano spazi per nessun dubbio. Quello che compare sembrerebbe un soldato, soldato che poi compare anche qua. E dico che è un soldato, uno perché si vede che è in uniforme, in secondo luogo perché in un episodio lo zio dei bambini rivela a Flora che quando era piccolo all'interno della casa vedeva anche lui una persona, aveva anche lui un amico, e questo amico immaginario era proprio un soldato. Ed è un dettaglio bellissimo se colto, peccato che probabilmente molti non saranno riusciti a beccare questa immagine. Ci spostiamo, andiamo in questa scena dove ci sono tante bambole e manichini, ma nonostante ciò, sulla sinistra mi pare di vedere proprio una persona.
qui vabbè non ci piove, c'è sicuramente qualcuno in fondo. Ecco, ogni volta che si presentava un piano di ambientazione della casa, sembrava che dalle finestre ci fossero delle persone. Adesso ditemi se magari è stata una mia impressione o anche voi pensate la stessa cosa. Ho cercato di schiarire l'immagine e effettivamente potrebbe sembrare che ci sia qualcuno, però parliamone nei commenti. Invece qui sulla destra in fondo sembrerebbe proprio che ci sia qualcuno, però non ho identificato bene chi sia, non è né il soldato, né il medico che ha visitato Viola, né Viola stessa, né nessuno dei personaggi che sono comparsi nella storia. Se voi avete qualche idea di chi possa essere, scrivetelo nei commenti. Chiudiamo poi il video con questo frame un po' dubbio dove parrebbe che nell'angolo ci possa essere qualcuno di cui però non abbiamo la certezza. A questo giro ragazzi saluto Blanca Flor, ciao e grazie per guardare i miei video e saluto tutti voi. Per la prossima volta pescherò uno di voi che mi lascerà l'emoji di un fantasma. Vi ricordo che Bly Manor si trova ora su Netflix, per cui correte a guardarla. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!